Salve figli, sono Fiorella, nostra signora. Allora, oggi voglio, insieme a voi, guardare il caso. Quante volte vi sarà capitato di dire guarda caso, oppure il caso non esiste. In questa seconda espressione poco vi riconoscete, perché non l'avete capito. Se, come vi ho da sempre insegnato, guardiamo queste parole, queste due parole, guarda caso, esce una grande, grande spiegazione. E intanto, e ho detto intanto, parliamo tanto, guarda, nella parola guarda trovo ardua. Vuol dire una cosa molto difficile da affrontare. Caso, se rovescio, esce cosa? In queste quattro sillabe c'è l'universo. C, terza lettera dell'alfabeto. Alfa, omega. Sanctificare il caso, la cosa, dal primo all'ultima cosa che Dio ha creato. Mi sembra impossibile, no? La parola lo spiega. Vedete che spesso rovesciando la parola si capisce meglio. Se io scrivo o dico rovescio, in essa, in questa parola, già è tutto chiaro. Nel rovescio esce il vero. Non a caso Leonardo da Vinci scriveva a specchio. Questo ha significato. Voi rovesciando trovata la verità. La parola è Dio. Dio ogni cosa ha creato. Non è come la Chiesa ci ha sempre voluto far credere, perché si sa che da secoli, dovendo accaparrarsi fedeli in ogni dove, ha dovuto esprimersi a suo favore. Quando spesso ci ha voluto far credere che i matrimoni non si dividono, perché così, secondo loro, sta scritto nel Vangelo. Non separi l'uomo ciò che Dio ha unito sulla terra. Ha parlato di due persone sull'altare? No. Voleva semplicemente dire, qualsiasi cosa che io ho affidato ad ogni creatura, quella creatura si sposa con quel ruolo. Nessuno lo tolga perché Dio ce l'ha donato. D'altronde, la parola sposare la potete trovare in altri significati, ovvero, per esempio, nella cucina. Si dice che questi due elementi, per dare il meglio di sé, si sposano bene. Ciò che Dio ha donato all'uomo, quella è la cosa migliore. Quello è il ruolo che Dio ha dato ad ogni creatura, nel bene, nel male. Sia essa l'ultima o apparentemente la prima. Per Dio il valore della creatura non sta nel ruolo, ma sta nella coscienza. Lì vede il vero valore della creatura. E quello conta. Perché oggi non mi voglio dilungare in lunghi discorsi. Cerco, come sempre, di stringere nel senso, nel significato di ogni cosa.
Quindi mi rivolgo anche a quei fautori del nulla, ovvero questi scienziati del nulla, questi opinionisti che impazzano ogni giorno in ogni televisione che si propone. Loro pensano sempre di sapere tutto, di spiegare tutto con i loro trucchi, ma non sanno di essere paludi, ristagnanti. Ogni creatura ha qualcosa da insegnare. Ogni creatura è importante per Dio. Ogni cosa Dio ha creato. E l'uomo non deve dividere. Ovvero, nessuno si può permettere di dire questo non esiste. Dal momento che esiste quella creatura ed esiste quella cosa. Ma è come in questo momento, in quest'era parabolica, ma è come in questo momento venite a conoscenza ogni giorno di cose nuove. Avete visto? È stato scoperto di recente o meno nel triangolo delle Bermude questa piramide che pensano che risalga all'era della civiltà di Atlantide, che è esistita circa 10.000 anni fa. E quella civiltà, figli cari, era molto, ma molto, ma molto, ma molto più avanti dell'attuale civiltà. Dunque, ogni giorno, ogni cosa, ogni caso, lì devi osare, lì devi andare oltre. Perché quella cosa ti vuole insegnare qualcosa. Scusate se spesso ripeto le parole, ma voglio essere più semplice possibile per farvi capire che sì, Dio ogni cosa ha creato e ogni creatura ha un identico valore rispetto all'altra. Per Dio non ci sono titoli. Per Dio ciò che conta è l'essenza della creatura. Ogni ruolo va affrontato, va guardato, va santificato. L'essere deve essere sempre pronto a fare un passo indietro, riconoscere l'errore. Per poi andare avanti. Siate elastici. Sia la vostra mente sempre pronta a cogliere l'acqua fresca, ovvero il rinnovamento della vita. Spesso osservo persone che sono veramente delle paludi, sono putride, perché nella stessa vita fanno sempre le stesse cose. La cosa peggiore che vi può capitare è perseverare nel vostro stagno. Questo vi costerà caro. Guardate la politica, altro non è che lo specchio della società. Renzi è lo specchio della società. Tutti hanno gran belle parole da spendere. Poi stringi, stringi, vedi il nulla. Questa è la società. Hanno sempre fatto carriera, chi sapeva molto ben parlare. Adesso, se Dio vuole, arriveremo all'essenza. Ora, con l'arrivo di Dio, verrà esposta l'essenza. E qui saranno cazzi amari. Per coloro che hanno sempre e da sempre agito e ho sguazzato nel male, pensando che mai nessuno li avrebbe visti e pensando che comunque l'avrebbero fatta franca, perché così piaceva loro. Non hanno fatto i conti con Dio, né pensato né penato, che un giorno avrebbero dovuto rendere conto a Dio.
E allora succederà quello che vi abbiamo già raccontato nell'Apocalisse. Scapperanno, cercheranno di nascondersi, andranno dietro enormi pietre purché non si veda la loro faccia, ma Dio la mostrerà al mondo intero. Alla prossima, figli, e spero che vogliate specchiarvi fino in fondo e che abbiate il coraggio delle vostre azioni, perché Dio, vero sì che vi ha dato un ruolo, ma ve lo ha dato soprattutto per capire: ti piace quello che fai? Sei sicuro che questa è la cosa migliore? Perché nel caso o nella cosa, questo ti dice: guarda cosa fai. Il caso ti ha posto innanzi alla cosa. E tu cosa fai? E allora, figli cari, ne vedremo veramente delle belle. Alla prossima. E grazie sempre per la vostra pazienza nel seguirci. Alla prossima.